cosa state preparando? Io sto scocciando le frastatole. E io sto facendo la zuppa per poi ovviamente metterci le frastatole. E il gatto che a Trapani faccio solo io. Perché si chiama le frastatole? Ma perché non c'è con un piatto sbagliato, non... Diciamo che nell'incocciatura del couscous cosa succedeva? Che spesso e volentieri si errava proprio il dosaggio dell'acqua nell'incocciare la semola. Quindi per evitare di buttarla si continuava l'incocciatura del couscous. Ok? Una volta diciamo incocciato ed asciugato, come sta facendo lui in questo momento, il couscous piano piano cresce. Man mano che cresce, man mano che si trasforma. E questa, come abbiamo detto, è una semola di grano duro. Questo è la semola. Io mentre continuo a soffriggere la cipolla che ci serve per la zuppa, abbiamo messo olio d'oliva, la cipolla e subito dopo aggiungiamo il concentrato, anzi il doppio concentrato. Questo piatto è un piatto povero, si può fare anche in questo periodo con il cavolfiore, con il cosiddetto, a Trapani lo chiamano il broccolo. Ci possono mangiare 5 persone, 6 persone. La semola da noi costa anche, sono delle materie prime che costano poco. E anche a sua volta anche la zuppa, tu puoi farlo anche solo con il pesce, l'aggiunta di gambero è una cosa in più. Però già basta il pesce, eventualmente se c'è un pezzo più grande lo togli, perché per una buona zuppa deve essere cotta per 40-45 minuti, il pesce si sgriciola, perché poi noi lo vedremo, infatti la zuppa poi viene passata perché si riempie di rischi di pesce, che il pesce si sfila e si rompe tutto e la zuppa si allora va passata col passo pomodoro. Per evitare che ci siano delle rischie. Come vedete già sta crescendo proprio la dimensione della... E ancora dobbiamo lavorarla. Calcolate che un po' di incocciatura è circa 5 livelli, quindi incocci la prima volta, asciughi il couscous, cioè la semola, la seconda volta e la riasciughi, perché non puoi versare l'acqua contemporaneamente, altrimenti proprio la perdi, non riesci più ad incocciarla. Quindi l'incocciatura va prima incocciato e poi friscugliato, la cosiddetta friscugliata, che sarebbe proprio l'asciugatura della semola. Qui invece la nostra zuppa continua la sua cottura, man mano andiamo ad aggiungere l'acqua che già abbiamo calda, così ovviamente cuoce con più velocità, e la lasciamo bollire. La condiamo con un po' di sale. Come vedete non si impasta, che si scioglie, perché se metti troppa acqua diventa una pasta, invece deve diventare frascatola. Qua stiamo mettendo la cannella, è un ingrediente diciamo abbastanza importante nella zuppa, perché o la cannella o anche l'alloro, dipende, però la cannella ovviamente, o anche tutte e due come dice lo chef maggiore, perché comunque in un modo o nell'altro dà un sapore in più, ecco. Allora, la cannella, a prescindere, nel senso non succede nulla, è un ingrediente che si sposa un po' con tutto, sia con la carne che col pesce, quindi non intacca più di tanto. Ovviamente la nostra zuppa più bolle meglio è. Aggiungeremo il nostro aglio, che solitamente lo pestiamo un po' prima, insieme ad un po' di basilico, viene frullato, proprio fatto diventare a crema, per poi versarlo nella zuppa. Si fa un po' prima nel soffritto e un po' dopo. Ci vuole tanta pazienza, anche perché infatti chi fa il couscous a casa infatti non lo fanno più nessuno, perché non c'è più il tempo che c'era una volta. E allora un po' di misto, come dicevamo poc'anzi, ovviamente deve essere pesce povero, che possono essere delle piccole cipolle, scorfani, pesce gallo, pesce San Pietro quello piccolino. Ovviamente è un pesce che serve proprio per dare gusto, dare sapore alla zuppa. E questo qui, tutto questo, lo facciamo bollire il più possibile. Deve raggiungere proprio uno stato di completa distruzione all'interno della zuppa, che a sua volta poi andremo a passare. Sì, al macero. Sì, la nostra zuppa è pronta. Iniziamo a versare piano piano il tutto. Adesso li passo col passatutto. Passiamo tutto. Ovviamente il pesce viene schiacciato. Certo. E automaticamente scende giù tutta la polpa. Quindi si insaporisce.
anche perché subito dopo questa procedura, cioè passare il pesce, la zuppa continuerà a cuocere per un po'. Le frascatole sono pronte, come vedete la semola è diventata frascatola, adesso viene fatto come si cala la pasta. Per quanto tempo lo fai cuocere adesso? 10 minuti, 15 minuti, ora col coperchio si cuociono prima, tanto che è un prodotto fresco. E poi alla fine ci mettiamo il gambero mettiamo proprio alla fine perché va messo crudo, tanto poi col calore si cuoce, ma altrimenti se si cuoce troppo perde, tanto già la zuppa è bella saporita. Adesso come vedete le frascatole sono già cotte, le frascatole come le abbiamo chiamate, frascatole a profumo di mare perché c'era il fumé di pesce. Adesso andiamo a mettere il gambero rosso di Mazara, lo mettiamo alla fine perché non serve tanta cottura. Mettiamo tutto, tanto l'abbondanza non fa la carestia. Questo è un piatto che si conosce solo a Trapani. E lo faccio solo, questo si può fare anche con l'aragosta, diventa anche un piatto molto proprio lo stesso procedimento, però piuttosto che mettere il gambero si mette l'aragosta. Sembra la fine? Se no, l'aragosta prende più cottura, no? L'aragosta un quarto d'ora prima, 20 minuti prima. Adesso siamo pronti, adesso andiamo a impiattarle, mettiamo un po' di mandorle, questa è una farina di mandorle. Il piatto è pronto per essere servito a tavola.